Patagonia. Nella strana bella Patagonia, quel tempo bello, soleggiato, come essere al mare, insomma. Vado bien. Fatto 15 giorni di perfetta Patagonia, altri 15 giorni un po' meno, però i primi 15 giorni perfetti. È inquietante! Meglio di così non si poteva. Siamo riusciti più o meno a fare tutto quello che volevamo vivere, no? Come esperienza. Passo meno! Yeah! Per me era già la quarta volta che andavo in Patagonia. E ci tenevo a tornarci perché le altre tre volte non avevo potuto esprimermi, cioè, proprio a livello arrampicatorio come volevo, ero sempre molto subita sia come ambiente che soprattutto psicologicamente questo tempo, questa attesa. E invece stavolta è stata una Patagonia veramente positiva. La Patagonia dove abbiamo potuto, poi parlo soprattutto anche per me, esprimere quello che volevo fare, quindi riuscire a arrampicare su queste pareti, finalmente in arrampicata libera, provare a dare tutto quello che si poteva riuscire a dare in quell'ambiente, e quindi è stata per me, indipendentemente da quello che abbiamo fatto, tutto una grossa soddisfazione sotto questo punto di vista, no? La cercavo proprio come per completare un cerchio che avevo iniziato 10 anni fa, no? Che mi mancava in quella parte del mondo. Per me è stata questa la grossa soddisfazione di quest'anno, questa ricerca che ho voluto e mi ha concesso, per 10 giorni mi ha concesso questo sfogo, diciamo. Eh sì, perché quando vai in Patagonia alla fine magari parti con in mente quelle immagini che vedi sulle riviste bellissime dove dici cavolo, lì scalare deve essere proprio fantastico, no? Vedi questa roccia, queste fessure, poi arrivi giù e inevitabilmente per il tempo soprattutto, che è il grosso problema lì in Patagonia, non riesci a combinare niente, o magari riesci sì a far qualcosa o sei obbligato magari a scalare in artificiale anche su difficoltà più basse, e non riesci proprio a scalare in libera, a divertirti e così. Invece quest'anno, con questa grossa finestra importante di bel tempo che ha fatto, siamo riusciti a scalare in libera. Spesso uno parte per una spedizione con in mente un progetto, come quello che avevamo noi, che abbiamo abbandonato dopo 400 metri di scalata perché finiva la logica della via e eravamo costretti a forare per poter andare avanti, e questa cosa qua ci ha fatto prendere la decisione di scendere perché non ci piaceva a livello etico continuare con uno stile così forzato. E allora siamo scesi, il tempo era ancora bello e siamo riusciti a scalare, abbiamo detto un po' come si fa sulle Alpi, ok, cosa facciamo oggi, il tempo è bello, pronti via, andiamo a fare quella via lì o andiamo a fare quell'altra. E così siamo riusciti a ripetere due vie. Una è stata il Red Pillar sul versante opposto della Mermoz dove noi stavamo aprendo, e dopo un solo giorno di riposo fatto il Chalten, il tempo era ancora bello, siamo rientrati nella Valle del Torre e abbiamo ripetuto alla Saint-Exupéry chiaro di luna, la via del Giordano e compagni. Dopo con la traversa, collegando le due cime scendendo dal versante opposto. E queste cose qua sono difficili da fare in quell'ambiente lì, perché per me quest'anno era la terza volta che andavo in Patagonia, non mi è mai successo di dire è bello, ma cosa faccio oggi? No, di solito uno riesce a malapena a sfruttare il bel tempo che ha a disposizione per tentare l'obiettivo che hai da casa, no? E invece no, ci siamo ritrovati in questa situazione così molto comoda, no?
Questo grazie anche all'attendibilità delle previsioni che negli ultimi anni sono cambiate. Prima non c'era questo, non avevi la possibilità di sapere esattamente quello che succedeva a livello meteo. Invece adesso si riesce, quindi è un grosso vantaggio. Uno parte, sa che domani, dopo, quello che è, il tempo è bello, e allora vai deciso, non vai sempre un po' alla cieca, no? E questa cosa qua aiuta tantissimo sicuramente. Poi tra di noi è andato sempre bene perché eravamo in quattro e ci siamo trovati benissimo. Con Pala ormai abbiamo già fatto diverse spedizioni, Cast si è aggregato per un periodo, per i primi giorni che abbiamo fatto il tentativo della via nuova e durante la ripetizione della Mermuz. Cioè tra di noi si è creato un bel affiatamento, abbiamo vissuto proprio una settimana di Patagonia in alto senza mai scendere, stupendo, no? Quello è stata una cosa, come dice Caster, con power, no? E poi invece vabbè, la via sulla Mermoz, quella di Kurt Albert che abbiamo ripetuto, secondo me è stata un gran bel regalo della Patagonia, ci ha dato una giornata fantastica. Cielo blu elettrico, non c'era nessuno perché fino alla mattina alle 4 ha piovuto, alle 5 c'era la stellata, siamo partiti, infatti gli ultimi tiri abbiamo sofferto tantissimo perché avevamo trovato dentro tantissimo ghiaccio, no, nelle fessure, per cui ce la siamo dovuta veramente guadagnare come lì. E poi era la prima volta che finalmente riuscivo a scalare su alta difficoltà in arrampicata in Patagonia, no? Quello mi ha dato una soddisfazione e ho dovuto dar tutto per tutto per salire quella via lì, no? Un altro veramente, quando sono arrivato in alto, veramente una botta di felicità, quella me la ricordo proprio come un regalo. Sì.